Maria Cristina Nisi e Yuri Ragnoli. Dall'alto della loro sfavillante maglia tricolore erano la donna e l'uomo da battere. Pronostici azzeccati all'Alta Valtellina Bike Marathon 2017. Competizione pazzesca disegnata su di un maestoso tracciato dai panorami mozzafiato. Un percorso fatto di 90 km dal dislivello di 3.000 metri e preso d'assalto da 1.600 bikers iscritti al percorso marathon e 1.500 riders sui 64 km dai 2.000 metri di dislivello del Classic. Alta Valtellina Bike Marathon è diventata ormai una delle gare più ambite dai bikers di tutta Italia, tra le tre maggiori marathon nazionali, destinata ancora a crescere, visto le credenziali del comitato organizzatore, capitanato da Tito Romani, Daniela Secchi e Grazia Colturi, ex atleti che conoscono ancora più a fondo le esigenze dei bikers. A far la differenza certamente i tantissimi volontari disseminati lungo tutto il percorso ed uno spettacolo naturale senza eguali. Laghi di Cancano, il passaggio sul Vigno, passo a Pisella, con le sorgenti dell'Adda, bocchetta di Trela, Valverva e poi ancora la variante al percorso situata nella parte finale con la nuova salita posta dopo l'Alp Boron e chiamata Prey, un tratto corto di 1,3 km ma dalle pendenze importanti che ha costretto parecchi bikers con piedi a terra ma che ha offerto ancora una volta panorami mozzafiati sul ghiacciaio di Cima Piazzi. Con il crono finale di 4 ore 3 minuti e 49 secondi ha vinto dunque il bresciano Yuri Ragnoli per la terza volta in carriera all'Alta Valtellina Bike Marathon, lasciando a poco più di un minuto il comasco Samuele Porro, comunque visibilmente soddisfatto per il bel lavoro svolto. Terza piazza per l'alto atesino Fabian Rabensteiner per un podio davvero prestigioso, fotocopia dei recenti campionati italiani marathon. Sì, vincere col tricolore non ci si abitua mai, ogni volta è sempre una grandissima emozione, soprattutto quando i percorsi sono così belli come qua. Sì, oggi è veramente stata durissima perché c'è stato Messi che ha fatto un ritmo esagerato fin da subito e non ho voluto mollarlo per mettergli un po' di pressione e poi lui ha sbagliato e sono andato via da solo, però sulle ultime salite io proprio acquetto di energie, non ne avevo proprio più e vedevo dietro poi da 30 secondi, è stata una sofferenza fino all'arrivo però. Più si soffre quando si vince, più ce la goda dopo. È molto particolare questa gara perché penso che sia una delle più alte di quota del mondo, di tutta Europa. Si pensa solo che ci sono tre scollinamenti sopra i 2300 e uno ai 2100, quindi si è proprio sempre in acido. Poi c'è stato un ritmo veramente esasperato dall'inizio, c'era Mensi che stava molto bene, mi è spiaciuto vederlo cadere poi alla discesa della Pisella, però mi hanno detto nulla di grave, quindi meglio così. L'organizzazione? Vabbè, qui è sempre al top. Io vengo spesso a allenarmi a Livigno, mi alleno spesso anche qui nei sentieri di Val di Dentro. Devo dire che già un mese prima di questo evento c'è un gran lavoro sui sentieri, ci sono proprio delle ciclabili al posto dei sentieri in montagna perché c'è un lavoro eccezionale su questi 90 km dell'Alta Valtellina, veramente unico penso. E impeccabile l'organizzazione, poi con queste giornate di sole è stupendo. Più impegnative le salite o le discese quest'oggi? No, secondo me le salite, perché qua si sente anche tanto l'altura, sì, manca un po' l'ossigeno, quello si sente, sì, poi quello. Organizzazione molto bella e buona e sì, complimenti veramente. Hai una dedica? Sì, voglio dedicare al mio compagno di squadra Damiano Ferraro che ieri è stato operato e speriamo che si riprenda presto e sì. Medaglia di legno per l'ottimo Cristiano Salerno, staccato di 4 minuti e 35 dal compagno di team della Scott Racing Team Ragnoli e ottima top 5 per il livignasco Mattia Longa che sui sentieri di casa e con il pubblico amico ha centrato un ottimo risultato. Sì, aspiravo a farne i 5, poi ieri a leggere l'ordine di partenza un po' di preoccupazione in più c'era, sapevo che la gamba era buona e potevo giocarmi bene le mie carte, difatti è andato più che bene. Quanto conta correre in casa? Quanta energia in più ti ha dato Mattia? Tantissimo, perché era una gara a cui ci tenevo molto, ho puntato un mese fa, ho detto punto tutto sull'Alta Valtellina e è andata bene, sicuramente
fa piacere sentire tante volte il proprio nome lungo le strade di casa dove tutti ti conoscono, e fa piacere anche avere la famiglia che ti viene a vedere sia la partenza che l'arrivo che durante la gara. Al via, ma purtroppo non all'arrivo, perché è fermato da un guasto meccanico, l'ex professionista su strada Luca Paolini. Luca Paolini, com'è andata? Ma visto l'inizio pensavo meglio, nel senso che sulla prima salita sono rimasto molto vicino ai primi, e conoscevo il percorso, speravo in una gara migliore, però poi una volta presa la pisella mi si è rotta la catena e ho dovuto comunque lasciare i sogni di una buona gara altrove. Come sei sceso dunque dalla Valpisella? Senza catena, meno male che era discesa, però poi avevo un amico lì sul lago di Livigno e mi ha riportato qua. Dai. Qual è lo scoglio maggiore tra il passaggio di disciplina e la difficoltà maggiore nel mondo delle ruote grasse? Ma fino adesso è stata la partenza, perché comunque fanno veramente delle partenze violente e ti devi adattare, ci vuole tempo, penso, perché comunque ho provato con varie tipologie di riscaldamento e preparazioni, però penso che veramente il tuo fisico si deve adattare a un certo tipo di sforzo all'inizio. E noi eravamo abituati a fare il contrario, nel senso partire e dare tutto alla fine, invece qua già dall'inizio devi essere al 99%, quindi non è facile anche di testa esserci. Single track in discesa, tutto ok? Diciamo che siamo a un 70% del tutto ok, nel senso che quando vedo adesso che comunque riesco a essere un po' i primi, li vedo andare giù, sono veramente bravi. Più che altro hanno confidenza con i vari terreni, io ci metto un po' a trovare, magari dopo metà gara trovo anche un po' di confidenza, ma sono sempre un po' macchinoso, però un po' l'età, un po' l'inesperienza è normale, penso. Anche nella corsa femminile la prima a tagliare il traguardo aveva la maglia tricolore. Maria Cristina Nisi, che ha tagliato il traguardo di Val di Dentro dopo 5 ore, 2 minuti e 15 secondi. Precedendo Mara Fumagalli, rientrata in gara dopo la vicenda dello spray usato dal massaggiatore della nazionale la sera prima del mondiale. Terza la campionessa di Lituania, Kata Sosna. È stata una gara bellissima prima di tutto, un percorso stupendo, una giornata bellissima. E niente, sono partita, sono andata subito via, una gara in solitaria. Avevo un po' paura a metà gara di non reggere il ritmo e invece sono arrivata e con un bel vantaggio. Quindi mi godo questa seconda vittoria nella Valtellina, perché anche l'anno scorso avevo vinto, quindi... Più impegnative le salite o le discese? Ma le salite erano bellissime, perché io essendo scalatrice mi piacciono, però logicamente facendo le salite a tutta, poi le discese sei un po' in bambole, quindi risultavano anche difficili, però il percorso era in ottime condizioni, quindi non c'erano troppi rischi. Organizzazione promossa? Non ci sono parole, se devo dare un voto da 1 a 10 do 15, perché qui c'è un'accoglienza stupenda, l'organizzatrice ci tiene nella sicurezza, nell'ospitalità, in tutto, quindi grazie mille veramente. E purtroppo un fatto che è accaduto qua a Nazionale, come tutti sanno, però è scritto ovunque, e non è stato per causa mia, cercheremo di tornare in forma comunque per settembre, siamo stati fermi tanto, oggi mancava il ritmo gara, mancava la gamba in salita, ci siamo comunque divertiti perché l'Alta Valtellina è sempre un percorso fantastico, e un paesaggio mozzafiato, oggi non si poteva pretendere di più. Conoscevi già il percorso? Sì, io sono parecchi anni che faccio l'Alta Valtellina, per me è come la mia seconda casa. Ho fatto seconda anche l'anno scorso, sempre alle spalle della Cristina, e spero di riuscire a vincerla, è uno di questi anni. Dove potrebbe essere il punto in cui potresti fare la differenza per agguantare appunto una vittoria su una Nisi sempre? Beh, la Cristina va forte in salita, qui di salita ce n'è veramente tanta, dovrei riuscire a tenerla sulla prima salita, e poi però è molto difficile perché pronti via qui è subito 7 km tutti d'un fiato e io soffro un po'. Un voto sull'organizzazione? Beh, da 1 a 10? 10. È stata una gara dura oggi per me perché sentivo un po' troppo altura e purtroppo io, siccome sono alta,
Ho avuto un po' problemi con il cuore, secondo me anche quello che mi ha fatto zampino oggi, però del tutto non è male, io sono contenta del mio terzo posto, in un posto bellissimo così ottenere un terzo posto per me vale tanto, sono contenta veramente. Segnaliamo anche i vincitori del percorso Classic che proponeva 64 km e circa 2000 metri di dislivello sul quale non erano ammessi al via i Bikers Elite. La prova femminile è stata vinta dalla Svizzera del team Witter-Biasca Alessia Villa in 4 ore 3 minuti e 38, mentre al maschile è successo per il biker del team Space Bikes, il trentino Ivan Zulian, in 3 ore 10 e 22. Sì, è stato quasi un riscatto da domenica scorsa, che vengo dal secondo posto all'italiano cross country, con un po' di rammarico, perché puntavo a riconfermare il tricolore. Quindi oggi dedico questa vittoria alla squadra, specialmente perché mi accompagnano, mi seguono, ci tengono tantissimo e glielo dovevo. La gara è stata dura? Sì, abbastanza dura, anche perché io arrivo dal cross country, come detto, e quindi non sono abituato a questo genere di gare, è un allenamento totalmente diverso. E quindi fino ai tre quarti di gara ho avuto un po' di difficoltà. Poi nel finale il percorso diventava più adatto alle mie caratteristiche e quindi sono riuscito a prendere il vantaggio che mi ha portato all'arrivo. Gara promossa con lode sotto tutti i punti di vista, apprezzata sì dagli elite ma anche dai tantissimi amatori delle ruote grasse. Tra i tanti amatori in gara anche Matteo Bertagno. Matteo, com'è andata? Molto bene, gara veramente bellissima, giornata stupenda, percorso durissimo. Poi l'ultima salita messa al 70° chilometro con pendenze fino al 30% è stata veramente, veramente, veramente tosta. Sulla tracciata un buon servizio di ristoro? Sì, tantissimi punti di ristoro e anche tantissimi punti di assistenza meccanica, quindi direi ottima organizzazione. Quale secondo te è stato il punto più duro della gara? Ma sicuramente l'ultima salita al 70° chilometro, dove c'è stato veramente 500 metri dove non si scendeva mai sotto il 30% ed era veramente difficile riuscire a stare in sella. E poi comunque è una gara dove va pedalata fino all'ultimo metro, perché anche l'ultima discesa scendi, 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 ma poi continui a avere anche degli strappettini in salita e va pedalata fino all'ultimissimo metro. Missione compiuta, arrivederci all'anno prossimo.